Che il singolo dovesse sublimarsi nella squadra, ricercata parossisticamente da tutti gli allenatori contro il freak, è sempre stata questa: tu ti devi sublimare nella squadra. Anche questa cosa è cambiata, anche questa cosa sta cominciando a cambiare. Qualche anno fa il più grande atleta di tutti i tempi, Michael Jordan, al suo allenatore che gli diceva, con il classico gioco di parole inglese, intraducibile evidentemente in italiano, che non c'è I in team, rispondeva sì, ma c'è I in win. Jordan non era un egotico giocatore che pensava solo alle sue statistiche, a caso ha portato le sue squadre costantemente alla vittoria, ma sapeva che bisognava creare un rapporto tra singolarità personale e collettivo totalmente diverso da quello che diceva prima. La singolarità personale doveva giocare dentro una squadra, doveva giocare dentro un gruppo, altrimenti è poca cosa, altrimenti manifesta il suo talento, le sue cifre, la sua particolarità, ma non produce grandi risultati. E viceversa, il gruppo doveva essere non la negazione, lo schiacciamento della personalità individuale, ma al contrario la sua esaltazione. Oggi in tutti i campi noi ci troviamo in questa situazione di un rapporto nuovo, più avanzato, più evoluto, più ricco, più coevolutivo tra la singolarità individuale e il collettivo, al punto che questa cosa è entrata anche nell'economia. Lui non può essere solo uno slogan, visto dal lato dell'azienda. E l'azienda è un luogo, come tutti sappiamo, che è orientato a produrre risultati, evidentemente, no? Poi noi esistiamo perché esiste un cliente, esistiamo perché esiste un modello di servizio, e questo per noi è fondamentale, ma fondamentalmente viviamo su risultati che vanno misurati tempo per tempo. È chiaro che uno pensa che un rapporto di condivisione forte tra un sé nuovo e un collettivo, una condivisione, una connessione, poteva venire in campi totalmente diversi, ma avrebbe trovato molte resistenze all'interno del campo delle aziende e dell'economia. Non è così, o meglio, è ovvio che le resistenze ci sono. E quello che sta succedendo, e che soltanto pochissimi anni fa sarebbe stato impossibile, ci sta raccontando che il tema della condivisione, il tema del we, il tema di una relazione forte tra singolarità che creano un'impresa, creano un'azienda, creano qualcosa, un grande progetto insieme, non può affatto essere risolto nella sfera dell'utopia o in quella della morale semplicemente. Una delle grandi imprese che spesso, per forza di cose, devo dire, soffrono dell'idea del silos. E abbattere le barriere significa a volte metterci non solo un'idea, metterci la passione, significa metterci il coraggio, significa metterci la capacità appunto di rompere lo schema, sapendo che si gioca dentro un quadro di regole. In economia o nello scenario antropologico, umano, psicologico, progettuale di pochissimi anni fa, Steve Jobs oggi girerebbe le patatine da McDonald's. Se ci pensate, Apple è il risultato di tecnologia, design e marketing, e Steve Jobs non è un uomo di tecnologia, non è un uomo di design, non è un uomo di marketing, o meglio, è un uomo di tutte queste cose qua, ma non lo è a livelli di straordinaria eccellenza. La sua eccellenza è un'altra. Questo è un altro dei segnali che ci racconta che pochi anni fa un manager di questo tipo non sarebbe andato da nessuna parte, perché non aveva una competenza forte all'interno di uno dei campi. Anche in questo senso noi oggi ci nutriamo di una coevoluzione di temi, di argomenti, di valori che fino a pochissimi anni fa non avrebbe trovato campo. Cominciava a trovarlo 20-30 anni fa all'interno della musica, della letteratura, delle arti in generale, quelle più avanzate in particolare, ma non trovava campo, spazio all'interno dell'economia. Oggi siamo arrivati al punto che non soltanto trova spazio all'interno dell'economia, ma diventa uno dei punti fondamentali, uno degli esempi che tutti raccontano per spiegare l'evoluzione che noi stiamo vivendo. Il mestiere che noi facciamo, come banca dicevo, ma adesso penso al mio mestiere da persona che si occupa di formazione di altre persone, è quello di superare lo schema classico per cui noi in genere esistiamo perché dobbiamo colmare delle carenze. Ora qui si pone un tema di innovazione, quella vera, e non solo quella che possiamo teorizzare o raccontare ai convegni, che passa attraverso la capacità di tutte queste componenti di ripensare il mestiere, di vederlo secondo un'ottica completamente diversa.
Oggi attraverso la Green Economy, ad esempio, una serie di esperienze che si stanno sempre più moltiplicando, si riesce a pensare che il tema dell'ambiente non è semplicemente una posizione di tipo etico-morale, ma è in grado di produrre valore. Questo è un vero salto avanti, perché se un nuovo modello, un nuovo paradigma, dei nuovi modi di produrre, progettare, comunicare, eccetera, eccetera, non sono in grado di produrre valore, sono, alla fine non vanno da nessuna parte. Oggi il punto chiave allora è proprio questo, quello che non deve spaventare chi si muove all'interno dell'economia di questo salto avanti che stiamo vivendo è proprio il fatto che questo salto avanti non soltanto produce valore, ma probabilmente in un periodo medio-lungo, ma forse anche più breve di quello che ci immaginiamo, produrrà più valore di quello che produce più valore oggi. Noi stiamo sempre più rendendoci conto che i vecchi modelli, quelli del controllo, quelli dell'economia classica, quelli, cioè tutti i modelli tradizionali stanno mostrando sempre di più la corda, possono produrre risultati nel breve periodo, probabilmente li producono ancora, ed è per questo che sono ancora una tentazione per tanti. Cioè il vecchio modello di azienda, il vecchio modello di economia, non è che non produce profitti, no. Semplicemente continua a proporre in una prospettiva che è sempre più asfittica, sempre più limitata, sempre più di corto respiro. Mentre invece è molto probabile tutte le imprese fondamentali accadute negli ultimi anni, messe in campo negli ultimi anni, che riescono a declinare il rapporto tra individualità e condivisione, tra innovazione e sua capacità di comunicarla e di diffonderla in maniera coevolutiva, stanno a dimostrarlo, ci può essere un salto avanti da questo punto di vista. D'altra parte c'è un salto avanti in tutto. Concettualmente, per riempire delle menti, noi dobbiamo smettere di riempire delle menti e cominciare ad accendere dei fuochi. Accendere dei fuochi significa anche accettare l'idea diversa, accettare l'errore, accettare la contaminazione, accettare la discontinuità, accettare i cortocircuiti, un nuovo, come dire, contratto psicologico tra azienda e persone. E questa è la chiave. Tra noi dobbiamo rovesciare questo paradigma e provare a immaginare che le persone invadano questo terreno e diventino molto più protagoniste.